Bello, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da due sconfitte consecutive. La cosa non mi piace per niente, perché l'obiettivo è cercare di arrivare il prima possibile in divisione 2 per poi continuare a scalare. Vediamo subito chi sarà il prossimo avversario, l'avversario di questa puntata, per cercare di riprenderci e andare verso la divisione 2. Servono purtroppo un po' di punti, vediamo di riuscire a farli. Nel frattempo, come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, magari iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere in questo Napoli-Milan contro un avversario di Divisione 2. Costa Curta prova a penetrare il Milan e ci riesce con Pempé. Vantaggio Milan, ragazzi. Bella giocata del nostro avversario. Attenzione Osi. Finisce qua ragazzi, 1-0 per il Milan. Brutta partita perché onestamente probabilmente meritavamo di più. Male così, scendiamo a 1340 punti. Napoli-Barcellona. La riesce a dare a Gullit. Si gira Pempé! 1-0 Pempé. La partita è ancora lunga, ma ha voluto mettere le cose. Poggia per Lobo che riesce a girare per Gonge che si gira. Gonge alza qui per Ciolito. Il Ciolito Simeone ci dà una sveglia. Raspadori qui, recupera palla Raspadori dentro per il Ciolito. Ciolito prova a penetrare. Attenzione, Gonge, recupera palla Gonge. Gonge, come cazzo si chiama? Non ci interessa. Attenzione, cross in mezzo, Viera prova a metterla dentro, palo incredibile, ed è il pareggio, gol senza senso, sarebbe stato completamente ingiusto, 2-2 ragazzi, quantomeno questa non la perdiamo, forse verso la fine avremmo quasi meritato anche di vincerla, anche se abbiamo tirato veramente poco ragazzi, quindi un 2-2 che ci portiamo a casa molto volentieri, fitte consecutive, proviamo un attimo a riprenderci, saliamo di 5 punti. E ci vediamo alla prossima. E sarà America Napoli, USA Napoli. Neymar, chiusura di Dilo. No, vabbè. No, ragazzi, no. No. Tutto pronto dal No. dischetto. Vediamo se riesce a superare il portiere. 1-0, la sblocca lui. Ha mantenuto i nervi saldi, freddi. Lancio lungo, proviamo a recuperarlo al Ciolito Simeone con Ngonge recupera palla, Ngonge dentro per il Ciolito, palla per Ngonge ancora al Ciolito e la pareggiamo all'ultimo secondo, vaffanculo, probabilmente anche script, ma vaffanculo, afamuc, Adamuri, bene, voglio, cioè mi spiace fare così ma non se la meritava proprio questa vittoria, al 96esimo. Il Ciolito, 12 tiri ragazzi, porca troia, contro il Genoa, no, di Napoli-Genoa. Comunque, scendiamo di valutazione. Ok, sa, e sarà Napoli al Nasr. Napoli al Nasr. Cerca Osimhen, fa correre Anguissa in contropiede, Anguissa, appoggia per Osimhen, gran giocata, Vittor, ci porta in vantaggio. Adamir Rachmani la mette dentro, Kvaratskhelia dentro, Osimhen l'appoggia in porta per il 2-0. Un po' di fortuna qua. Fa ripartire l'Al Nasr che ha provato a spezzare il ritmo, chiaramente. Attenzione, Bellingham! Accorcia Bellingham. Cerca Ngonge che può recuperare. Ngonge, attenzione, prova a penetrare in area. Si ferma Ngonge. Ngonge dentro, attenzione, palla per Osimhen! Ed è 3-1 con un po' di fortuna. Vinicius prova ad andarsene, Di Lorenzo non riesce a fermarlo. Attenzione qui, entra Kvaratskhelia al loro meretno. Anguissa, proviamo a recuperare palla qui, non ci riesce Lobotka, molto sfortunato Lobotka qua, e vabbè ragazzi. Pareggio di Lewandowski. La puttana Maiala, prova a ripartire l'Al-Nasr, attenzione. Bellingham, fino in fondo, Bellingham. 4-3. La palla recuperata ancora da loro. Attenzione Vinicius. 5-3. Palla dentro, palla per Ngonge. Lobotka ancora Ngonge per Zielinski, ovviamente Ter Stegen. Palla dentro Zielinski. 5-4 e perdiamo 5-4.
Ennesima sconfitta, ragazzi. Partita incredibilmente assurda. Dopo essere stati in vantaggio, peraltro.